Buongiorno a tutti, siamo andati a inseguirla la neve perché a Como non è arrivata, quindi allora siamo venuti qua un po' sulle alture, siamo a Civiglio questa mattina e qui sicuramente, come potete vedere, è un risveglio bianco. Buongiorno a tutti, sui tetti c'è qualche centimetro, una spruzzatina a dire la verità, perché altrove ne è venuta di più. Anzi, adesso vi chiedo a voi com'è la situazione da voi, insomma, quanta ne è venuta in giro, però la circolazione pare essere assolutamente regolare ovunque, anche qui nell'hinterland di Como. Ecco, questa insomma è la montagna che però porta brunate, la montagna sopra c'è brunate, quindi è sicuramente imbiancata, è suggestiva, ecco, sicuramente come vedete anche un po' di ghiaccio sulle portiere delle auto questa mattina qui a Civiglio. Buongiorno a Cristina, buongiorno ad Enrico, a Gloria e a Cinzia e anche alla nostra Sandra che ha preferito non esserci oggi perché non è in formissima, quindi la aspettiamo la settimana prossima. Ciao Sandra, buongiorno, buongiorno a Gloria e anche a Cinzia, buondì a tutti voi. È, come detto, un risveglio bianco, questo è l'eremo di San Salvatore, lo vedete qui davanti a noi. Anche a Giancarla un salutone, a Rosina, buondì, fateci sapere un po' com'è la situazione neve lì dalle vostre parti. Ines, Antonia, oggi bello. Con la neve, sì, oggi le condizioni sono migliorate, come potete vedere adesso forse è ancora un po' nuvoloso il cielo, però migliorano sicuramente, non danno più neve per oggi. Ciao Anna, buongiorno. Paolo da Saronno, 1 grado, qui a Como ce ne sono 2 in questo momento. Buongiorno a Stefano, a Deudokia, a Caterina, ma anche Cristina. Buongiorno a Teresa, a Cinzia, anche qui a Cermenate lo stesso panorama. Francesca, auguroni a Sandra perché è il compleanno questo. Oggi, non lo so, aspetta, fateci sapere. Il buongiorno è in bianco oggi, certo, Sergio, Rita, Anna dalla France, bonjour, Milena, brr. In effetti stamattina sono 2 gradi, è qua Como. Adriana, ciao, buongiorno, Rossano, Enrico, Moltrasio, 3 gradi, arrivo del vento da nord, poi Rita, Simona, Cosimo, ciao Cosimo, Elisabetta, buongiorno, Rac. Andreina, Flora, buongiorno, buongiorno anche a te cara Flora, un saluto a Margherita da Casnate, imbiancata anche Casnate, credo sicuramente. Ecco, è suggestivo sicuramente oggi. Cecilia, Rosa Maria, Loretta, buongiorno, buon weekend. Ciao Gabriella, poi ciao Ferrara, 3 gradi siamo anche a Ferrara, pioggia lì. Qui no. Emanuela, buongiorno. Paola, Giacomina, Marlise, ciao, buongiorno. Sara da Mezzegra, buongiorno anche a te. Ecco, vedete, questo è il panorama di oggi. È un panorama, guardate, bianco, bello, suggestivo. Ciao Sara. Poi Elena da Dongo, immagino. Ciao a Dongo, ciao a Elena, Marilena, buongiorno. Raffaella da Valcavarnia, da Cusino, immagino che anche lì. Da noi la neve ha attaccato, ci dice il nostro amico Cosimo. Cristina, perché non è in forma? Lo hai detto tu? Sì, ce l'ha fatto sapere, ma niente di grave, assolutamente, ce l'ha fatto sapere lei ieri. Ciao Rosina, si sta rasserenando, si alza il vento a Caslino e poi c'è Edaines e poi Luca, Raffaella, ciao Marilena, Laura, Elena, buongiorno anche a Sara, Marlise, Giacomina, Paola, Emanuela, l'abbiamo salutata, Anna Rita, brividi, certo, stamattina sì, assolutamente, e poi Gisella, buongiorno, ciao, buongiorno, buondì a te, ciao, buongiorno, stai attenta che è un po' ghiacciato, eh? Ciao Gio, buongiorno a Gisella e Anna Rita, ma anche a Manuela, la nostra fedelissima ascoltatrice, evidentemente che ci segue al mattino, Rossella da Messina, Madi e Maria Luisa e Ilaria, buongiorno anche a Rosina. Ancora Antonella, come sempre, cuore Como nel suo cuore, e devo dire che oggi Como è bella, ancora più suggestiva. Guardate le montagne, ecco tutte le montagne attorno, c'è cioè il Bisbino, tutte le montagne attorno a Como brunate, sono veramente imbiancate questa mattina ed è suggestivo sicuramente, come potete vedere, proprio il panorama qui al
al risveglio, decisamente bello, bello, bello. Fernanda, poi è Tania Dongo con la neve, immagino sicuramente. Ciao anche a Francesca. Qualcuno sa dirmi se sono le strade verso San Fedele Porlez? Ecco, lì dobbiamo affidarci agli ascoltatori. Non lo so perché sinceramente ieri lì ne è venuta giù di neve, molto più che qui. Marina, Donatella, ecco, se c'è qualcuno che ce lo fa sapere. Ciao anche a Patti, un caro saluto anche a te. Sì, anche con la neve, perché oggi è sicuramente bello e suggestivo. Guarda che roba, bello, qui sotto Bruno è davvero suggestivo. Occhio che sa scarliga. Sì, in effetti è sa scarliga perché è ghiacciato, come potete vedere. Oh, Rita, buongiorno. Sì, ti saluto. Come no, certo, assolutamente. Oggi è il mio onomastico, patrona della musica, Santa Cecilia. Allora, auguri a te, cara Cecilia. Emilio e Anna, 2 gradi anche a Cassano d'Adda. Occhio che Sergio. Va bene. Ciao Rita, un salutone a te, un saluto a Maria Rita, a Lorella da Parì. Buongiorno qui, anche ieri ne ha fatta tanta, quindi nevicato anche a Parigi. Buongiorno ancora a Cosimo, a Corrado, a Ivan. Buongiorno, ciao. Dalla trattoria Edda, ah, buongiorno caro Ivan, un salutone a te, la trattoria Edda a Inverigo, nostri amici Rosina, Daniela, buongiorno anche a Piera, vento forte, devo dirti la verità, Piera, qui vento no, non lo sento assolutamente, 2 gradi anche da Canossa, Orazio. Ciao ad Antonia, ad Ado e Katia. Sì, è bello sicuramente, è freddo perché, ripeto, ci sono a 2 gradi qua, uno a Saronno, certo, è scritto il nostro amico. Qui siamo a 2 gradi questa mattina, Alfa Freccia, assolutamente. Cinzia, Mirela, Melina, che bel panorama. Certo, la neve poi rende tutto più suggestivo, più affascinante. Sicuramente, guardate qua, ripeto, siamo a Civiglio, sotto di noi c'è Como, lo vedete, a Como zero, proprio non c'è traccia di neve sulle montagne attorno, però come potete vedere anche qui la spina verde c'è sicuramente un po' di questa spruzzatina di neve, insomma, che rende tutto sicuramente molto suggestivo, affascinante, tutto bianco. Buongiorno ad Agnese, a Virna, a Milli e poi Sandra, buongiorno. Giovanni e Teresa da Pescara, Malvina, Adele, ciao, Antonia, Katia, Mirela e poi Cinzia. Allora, Cecilia, gli auguri oggi perché è il suo onomastico e questo è il panorama sopra di noi. Sopra qua c'è Brunate, lo vedete, sopra là c'è Brunate, sicuramente qualche centimetro c'è qua sui tetti solamente e sugli alberi, che però rendono davvero tutto bello, un panorama affascinante. Sulle strade, ve lo ricordo, ve lo dico subito, ve lo riconfermo, non c'è alcun problema assolutamente. Assolutamente, si circola senza problemi non solo a Como ma anche in tutto l'Interland. Come ci ha detto Cosimo, lì un po' però attaccato un po' di più nella zona dell'Erbese, però non ci sono assolutamente problemi per la circolazione. Va bene, un saluto ad Emanuela, anche la nostra sciura Rita la salutiamo con affetto. Margherita, Giuseppe, ciao, buongiorno. Qualche centimetro ci dice Giuseppe a Cassina Rizzardi. Sara, buongiorno. Ecco, con la moto, in effetti, come questo signore, è un pochino più complicato oggi, quindi è anche un po' pericoloso. Io consiglierei di stare attenti anche perché, come vedete, ce n'è poca, ma è ghiacciato assolutamente. Ornella, Cristina, Dario, Amadou, buongiorno. Sara, Giuseppe, Margherita, Emanuela e poi Dado, Damiano, Liviana da Besana, imbiancato anche lì in Brianza. Manuela, Sandra, Dado, Virna, Milli. Scusate, mi sono perso il poeta o non? Giustamente, può anche non esserci. Piera, Rosina, Ivan, Sandra, vediamo. No, se per caso mi è scappato il nostro poeta. Buongiorno, 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 Silvia, buongiorno, forse mi è scappato e chiedo scusa, ma anche a qualcun altro se non sono riuscito a salutarli tutti. Valeria Graziella che ci dice Val d'Intelvi innevata e immagino che in Val d'Intelvi sicuramente è molto più che qui. Loredana, Mary, buongiorno, certo freddo. Merone, vedo il bollettone, il Resegone, il San Primo innevati, Sara. Immagino di essere uno spettacolo bello anche quello lì della zona dell'Erbese. Ciao anche al nostro amico Dario. Dalla Germania, Liviana, Sara, poi Giuseppe, Margherita, Emanuela, Damiano,
Dado e nonna Agnese, sì, abbiamo salutato praticamente tutti. E c'è anche Cleo a Uggiate verso Malnate, strade pulite, bene, perfetto. Quindi evidentemente la situazione è generalmente comunque sotto controllo, senza problemi, la circolazione è regolare, bene, meglio così. Comunque, buongiorno dalla Sicilia Calogero, ciao Cleo, ciao Rosina, 7:30 e anche Stefano ce lo ricorda. Buongiorno Sciura Luisa, buongiorno anche a Dolores, buon weekend, bel panorama con un pochino di neve e Dolores, come vedi, rende tutto un pochino più suggestivo, decisamente suggestivo. Amadou ci dice 6:30 a Dakar, 7:30 saranno a Dakar, 25 gradi. A Dakar 25, qui ne abbiamo due, caro Amadou, buongiorno. Rossella, Monza, tanto freddo, niente neve. Sergio, 7:30. Caterina, Mirela, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Un caro saluto anche a Valeria, a Graziella Dolores. E poi abbiamo Margherita, Giuseppe e Sara. Liviana, Emanuela, Damiano, sì, abbiamo salutato tutti. Dado, ok. Sandra, buongiorno ancora. Giovanna, Frigerio, il Fritz. Nostro amico Fritz di Erba, ma c'è il vento? No, Fritz, qua non c'è il vento, cioè è freddo, ma non c'è vento a Como, assolutamente. Almeno, come vedete, non lo sento assolutamente. Adela, Emelina, Cinzia, Lucia, Piera, Rosina, poi c'è Graziella, Corrado, buongiorno a tutti ancora. Lino, Mina, Dolores, ho scherzato, un abbraccio, ciao Dolores. Un saluto a te, a Michela, a Cecilia, a Silvia, buongiorno Silvia. Ah, eccolo qua, il nostro poeta. Sei il fuoco caldo d'inverno, sei il fresco d'estate calda. Poeta, ciao carissimo. Buongiorno al nostro Mario, senza il quale ci mancava qualcosa. Adesso siamo a posto. Ciao Mario, ciao Lino, Carmen, Sandra, ciao a tutti. Ragazzi, guardate che bello. Davvero bello, è suggestivo, eh? Non ha creato disagi questa volta, lo diciamo, la neve, se non in Val d'Intelvi e nel Porlezzese, lì qualche disagio in più c'è, come ci ha confermato Graziella. Antonella, Sandra, Rosella, finalmente il nostro caro poeta è arrivato. Rosella, non potevamo farne a meno, la giornata non era la stessa. Buongiorno a Flora, che saluta l'amico Pascal, e buongiorno anche a Cabù, buongiorno, ciao, ciao Rita ancora, ciao Gianni, buongiorno, buon venerdì. Un abbraccio da Dolores a Rita e a Ornella, a Luigi, a Clara, ciao. Montecavallo, Pordenone, nei Paesi Alti è nevicato, quindi anche lì in Friuli neve. Ciao Clara, buongiorno, un saluto a Luigi, a Luca, che ricorda che domenica giù allo stadio, là in fondo c'è il Como, deve vincere. Hai ospiti stamattina in diretta? No, Emanuela, non mi pare. No, non mi pare Emanuela, questa mattina non mi pare. Buongiorno anche a Rocco e un caro saluto ancora a tutti voi. Ragazzi, ciao, buongiorno, buon venerdì. Vincere Luca, certo. E anche perché adesso in effetti sono un po' di partite che il Como non vince. Quindi, poi c'è però domenica è complicata, che c'è la Fiorentina che non è uno scherzino. Ciao Luca, ciao Cinzia. E allora domenica allo stadio c'è il Como, lo vedete già sullo sfondo. E questa è la nostra città. E questo è il nostro risveglio bianco di oggi. Un saluto ancora a Cinzia, a Lidia. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Grazie e buon fine settimana.